Taglia nuova incursione di Grillo contro i mezzi di informazione. Un intervento di Luigi Di Maio sul futuro della TV riaccendono il dibattito anche sulla RAI a pochi giorni dal rinnovo dei vertici. Il servizio di Lorenzo Santorelli. Dopo aver ventilato la vendita di due reti del servizio pubblico, Grillo torna a esprimersi a modo suo su informazione e media. Agora la chiudiamo, agora. Con il suo stile caustico e irriverente, il garante dei 5 Stelle ha risposto alle domande dei giornalisti schernendo programmi, reti televisive e quotidiani. Guardami il foglio che gli togliamo i finanziamenti. La 7 stai distante, la 7 canale 5 non avvicinarti. Rai 1 state molto attenti, Rai 1. Se sulla privatizzazione Di Maio aveva preso le distanze da Grillo, stavolta il capo politico sembra giocare di sponda col garante dei 5 Stelle. Il ministro dello sviluppo economico prima auspica investimenti e rinnovamento nel settore delle telecomunicazioni, di cui ha la delega, poi torna sulla TV di Stato. Nei giorni scorsi aveva invocato un censimento dei raccomandati nella pubblica amministrazione, anche in Rai. Ora ribadisce deve trionfare il merito. Il primo passo, sostiene, è la fine della lottizzazione. Per porre fine alla lottizzazione, replica il sindacato dei giornalisti Rai, serve una legge che finalmente allontani governi e partiti dalla Rai. Invece, dopo aver criticato la legge voluta da Renzi, sottolinea Lucy Grai, 5 Stelle e Lega si apprestano a usarla per occupare il servizio pubblico. Ad avanzare questo timore anche il PD, secondo Ansaldi, quelle di Di Maio sono solo chiacchiere per nascondere la lottizzazione selvaggia 5 Stelle e Lega. Da Forza Italia, l'ex ministro Gasparri a chiedere di riqualificare il servizio pubblico per affrontare le sfide dei mercati internazionali. Tra 10 giorni il Parlamento eleggerà, secondo le regole della nuova legge, 4 dei 7 componenti del Consiglio di amministrazione della RAI. Altri 2 saranno scelti dal Ministero dell'Economia, azionista quasi al 100%, e 1 dai dipendenti. Al governo toccherà indicare anche il presidente e l'amministratore delegato, che avrà il potere di nomina dei dirigenti apicali, compresi i direttori di rete e delle testate giornalistiche.